E buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video e finalmente siamo tornati a giocare assieme a Pro Cycling Manager. Ritorniamo nella nostra schermata principale. In realtà io era da tanto che non ci giocavo perché i video che avete visto fino ad ora li ho registrati praticamente tutti assieme, quindi è passato un bel po' di tempo e nel mentre hanno anche fatto i professionisti diverse gare, perché quando ho registrato era praticamente quasi off season. Anzi, gli ultimi video li ho fatti appena dopo il Tour Down Under, se non ricordo male. Quindi abbiamo tanto da parlare oggi anche delle gare che sono passate. Ma prima di iniziare anche a correre, andiamo a vedere questa cosa fondamentale sull'allenamento, perché nel video scorso vi stavo parlando di come possiamo cambiare il tipo di allenamento e quindi poi anche andavano a cambiare i valori del giocatore. Ho scoperto questa cosa, che questi tondini che vediamo dove c'è scritto corsa tappe, montagna, cronometro, pianeggiante, li possiamo andare a sfruttare, però li possiamo andare a sfruttare sugli allenamenti settimanali. Ad esempio, qua stiamo facendo una preparazione tranquilla, quindi possiamo poi fare una preparazione generale e possiamo decidere noi cosa farli fare. Quindi i punti dove dobbiamo andare a migliorare sono sicuro la volata, quindi prendiamo il nostro tondino, nella settimana corrente non possiamo più andarlo a modificare, e lo andiamo a mettere direttamente all'interno. Preparazione typical week, qua dobbiamo mettere noi in teoria una preparazione abbastanza generale, quindi andiamo comunque a mettere quello che ci serve a noi. Per ora non ci serve la montagna, quindi rimaniamo sulla collina e sulla volata. Typical week, magari mettiamo una cosa di questo genere: corsa tappa, montagna, cronometro e collina, perché comunque una cosa generale potrebbe essere questa per le caratteristiche del nostro personaggio. La settimana successiva, che sarebbe questa, dove andiamo a fare il Gran Premio Liberazione e poi andiamo a fare la Liegi, io rimarrei sempre sulle volate in realtà, tanto il Gran Premio Liberazione mettiamoci anche la pianura e poi però mettiamoci anche la Liegi, perché comunque la Liegi non è una tappa piatta. La vediamo da qua, la conosciamo, la Liegi Bastogne Liegi, è la Liegi Bastogne Liegi, quella degli Under 23, segue praticamente il percorso poi dei professionisti, anche dalla realtà. Difatti, adesso ve la faccio vedere, da qua si riesce a vedere bene tutto il, no, che non è liberazione, si riesce a vedere bene il tracciato. Andiamo avanti, siamo sempre sulla zona verde, quindi abbiamo quattro allenamenti a scegliere. Quando poi andiamo in quella gialla, vi faccio vedere subito, si inizia a entrare nella preparazione più specifica. Qua ci spiega anche cosa vuole dire, e dice che è un periodo più stancante che funge da legame tra la preparazione generale e gli obiettivi, quindi ci sta. Si fa una preparazione un po' più mirata, le corse che dobbiamo fare sono comunque alla fine piatte, quindi proviamo a vedere sempre sulla volata, proviamo a spingere, se me la fa mettere, ok, proviamo a mettere la cronometro giusto per, e questa la mettiamo sempre qua, e c'è la preparazione fisica. Qua in automatico, ah no, qua in automatico ti dà una settimana tipo quella che abbiamo impostato noi sulla preparazione specifica. Spingiamo sempre sulla volata e sulla collina e vediamo cosa abbiamo. Ok, dalla settimana dopo in realtà si può mettere dentro, secondo me. Abbandoniamo un po', mettiamo montagna, cronometro, e quella dopo ancora direi preparazione apposta per le corsa tappe, e mettiamo collina, dai. Quella dopo ancora, che diventa la settimana rossa, quindi il traguardo non ci fa direttamente scegliere niente, perché qua ci dice che la stanchezza è molto elevata, quindi non possiamo andare a modificare, e ci sta. E fatto questo, direi che è ora di iniziare e andare finalmente a correre le ultime due tappe
del Giro di Sicilia, che non stavamo aspettando altro. Come abbiamo visto nella scorsa puntata, non sono andate benissimo le prime due tappe, ma erano tappe piane e comunque non avevamo una grande aspettativa. Invece in queste due tappe, che sono le tappe quelle più ondulate, quelle un po' più dure, speriamo di cogliere qualche risultato, almeno un piazzamento importante, visto che è la prima gara nella categoria 2.1, quindi con i professionisti. E sono addirittura tra i favoriti, pazzesco, tra gli outsider, perché le 3 stelle sono i favoriti, 2 stelle sono i favoriti outsider, 3 e 1 stella sono gli outsider. Giro di Sicilia, mi sono andato a guardare il palmarès, vede come vittorioso dal 2019, perché la gara dopo il 1977 si è stoppata. Negli anni prima del 77 anche là non si era fatta tutti gli anni, si era fatta qualche anno sì, qualche anno no, non ricordo qual era la prima edizione, verso il 1940, all'incirca si erano fatte una decina di edizioni fino al 77 e poi si è stoppata fino al 2019. Nel 2019 a vincere è stato Brandon McNulty, nella sua prima stagione da pro, correva al tempo con una Continental Pro, che era la Rally Cycling. Ok, dovrei andare in fuga verso fine tappa, ma non importa, mettiamoci qua. Quindi guardiamo velocemente le strategie, ok, possiamo rimanere qua. Vi stavo dicendo che a vincere è stato un Brandon McNulty, nella prima edizione dopo tanti anni che hanno fatto. Al tempo non correva con l'UAE, ma penso che quella vittoria è stata fondamentale per lui, per essere stato poi ingaggiato nel team UAE. Quella era la sua prima stagione da pro, ma anche nelle sue stagioni prima, la stagione prima lui era juniores, era tra i più forti al mondo. McNulty è del mio anno, perché anche lui è un 98 come me, e ho un ricordo che lui ha vinto la cronometro mondiale, non vorrei sbagliare, in quell'anno. Quando era juniores secondo anno, il mondiale era il mondiale di Doha. Che a vincere poi la prova in linea è stato un danese, che poi non si è più visto. Dovrebbe comunque ancora correre con una Continental danese, dovrebbe essere anche un amico di Pedersen, però mi sfugge il nome suo. Secondo e terzo non ricordo chi l'ha fatto, quarto però di quell'anno è stato mozzato, è arrivata una fuga di una decina di persone. Cosa interessante che vi racconto in questo video, ma forse prima o poi ci farò anche un video a parte, perché sempre la classe mia è quella del 98, quindi quella di McNulty, e anche la classe di Pogacar. Una volta io ho fatto anche un video dove parlavo delle avventure con lui, perché essendo sloveno e io friulano, nelle categorie giovanili abbiamo sempre corso assieme, quindi fin da quando siamo bambini abbiamo corso assieme. Una cosa normale, nulla di straordinario. E tanto lasciamo il personaggio qua. E quindi l'ho visto anche quegli ultimi due anni che sto parlando, da juniores, dove ha vinto l'Unigiana Taddei al mondiale, non ha fatto niente di che. E vi stavo raccontando che proprio il primo anno juniores a vincere il mondiale, che era il mondiale di Richmond, è stato Felix Gall. Cosa assurda, tra parentesi assurda al tempo, perché vince è stato un juniores primo anno e quindi si pensava che era un fenomeno. Dopo qualche anno, diciamo che dopo quell'anno non l'ho sentito tantissimo, però comunque anche lui si è fatto rivedere al Tour de France già dell'anno scorso. Quindi nel 2020-2021 si è fatto rivedere, è comunque rimasto tra i più forti al mondo. Secondo me adesso sta andando forte, non ai livelli di Pogacar, che al tempo, secondo me, rispetto a un Felix Gall, non sembrava quasi nessuno. Quasi, ho detto, perché comunque anche lui non andava male, anzi. E quindi il cosiddetto Gallo felice. Ha vinto il mondiale di Richmond nel 2015, se non ricordo male.
e l'anno dopo dovrebbe aver vinto proprio la cronometro Brandon McNulty. Ma quindi adesso stavo pensando, 2016 dovrebbe essere, 2019 forse era anche al secondo anno con la Rally Cycling, quell'anno che ha vinto al Giro di Sicilia. Diciamo che al tempo, secondo me c'è nella tabella temporale, fino a prima che arrivava Remco Evenepoel nei professionisti, era una cosa quasi anormale già vincere tra i professionisti nel primo anno. Cioè era addirittura quasi, cioè era impossibile trovare un juniores che passava poi con una squadra World Tour. Si passava, se andava bene, cioè se uno era forte passava con una Continental al tempo. Quindi diciamo che da Remco in poi è cambiato, questa cosa è cambiata. Difatti adesso se un junior è interessante passa direttamente con una World Tour. Si parla sempre di pochi eletti al mondo, tanto mancano 108 km e siamo qua tranquilli. Dovrei andare in fuga, ma la vedo molto dura. Potremmo provarci poi nella salita di Pollina, ma la vedo dura. E ritornando al nostro discorso, sì, diciamo che Remco ha cambiato un attimo le carte in tavola. Da là hanno le squadre, hanno sempre quello che stanno facendo attualmente, cercare direttamente i talenti, secondo me, nelle squadre juniores. E una cosa che secondo me ha aiutato ancora di più per far arrivare questi ragazzi che poi passano direttamente è quello di avere un rapporto non più limitato. Per adesso corrono con i rapporti che vogliono gli juniores. Al mio tempo si usava il 52-14, ormai sono 2 anni, non vorrei sbagliare, che hanno i rapporti limitati, che è cambiato. Cioè, fatti una cronometro col 56-11, fatti una cronometro col 52-14, ti cambia. Anche se poi l'11-56-11 non lo usi. Ho sparato una misura un po' a caso, eh. Però sicuro ha cambiato. È stato un gran cambio nel ciclismo. Tanto mettiamo una 72 perché sta iniziando a perdere le ruote, quindi non benissimo. Ritornando a noi, il capitolo del ciclismo giovanile, perché alla fine si sta parlando di questo, potrebbe essere un video a parte dedicato, perché ne avremmo da parlare di come si è evoluto in quest'ultimo periodo, di quello che sta succedendo. È un argomento interessante. Attenzione, si sta staccando. Mettiamolo a 80, 86, dai, dovrebbe ritornare davanti. Anzi, 91 meglio. E quindi è un argomento molto interessante. Ritornando all'albo d'oro del Giro di Sicilia, però 2019 vittoria di McNulty, 2020 Covid, quindi 2020-2021 si ritorna a correre, e a rivincerlo è Nibali, 2022 a vincerlo è stato Caruso, 2023, quindi la scorsa stagione, a vincerlo è stato Alexey Lutsenko. 2024 non ho ancora visto quando lo fanno, ma normalmente lo fanno nel periodo di, dovrebbe essere maggio all'incirca, ma no, ricordo che quando ho vinto McNulty era aprile e gli anni dopo l'hanno fatto leggermente dopo, non vorrei dire una cagata. Ritorniamo noi adesso concentrati perché inizia la salita di Pollina. Rimaniamo qua davanti al gruppo, cerchiamo di non perdere posizioni. Il problema di oggi è che ci manca quell'accelerazione, la volata, che non riusciamo a migliorare, perché sennò era un arrivo perfetto. L'unica sarebbe provare ad andare in fuga adesso, ma mancano
in cima alla salita 40 km. Quindi stiamo qua, vediamo che succede e cerchiamo di sopravvivere. Tanto la maglia gialla è sempre di Milan Menten, a tirare c'è il team Euro. Io in realtà sto facendo anche un'altra carriera quando non registro e sono arrivato alla terza stagione e il team Euro è una squadra World Tour e ha acquistato Roglic, quindi penso che con un certo budget questo è quello che pensa per il futuro Pro Cycling Manager. Speriamolo anche noi, perché sarebbe una gran cosa per il ciclismo italiano vedere il team Euro tra le squadre World Tour. Tanto manca un chilometro in cima allo scollinamento, la strada inizia a essere più stretta, anche un po' più sporca, qui ci sono delle siepi in mezzo alla strada. Questo è il gruppo un po' allungato, ma la selezione non sembra essersi fatta. Cerchiamo di non perdere le ruote, perché in questo più che altro dalla salita poi può essere che la vera selezione c'è nella discesa, soprattutto in questo punto dove la strada è anche un po' strettina. Tanto caduta di Bulleri, difatti si è rotto il gruppo, siamo in 39 davanti, ma normalmente si rompe poi, oddio c'è un bel buchetto, si rompe ma poi si ricongiunge senza problemi secondo me. Allora, a questo momento saliente della gara, ecco qua un peccato non avere un compagno di squadra, perché se avessimo avuto un qualcuno potevamo metterlo, due compagni secondo me sarebbero stati perfetti, in testa al gruppo adesso e a menare a tutta per cercare di tenere il gruppo rotto. Tanto vediamo che in realtà la Corratec e l'Ello si sono messi a menare loro, quindi comunque ci va bene, perché il gruppo rimane sempre un po' più, rimaniamo con un po' di vantaggio, però addirittura i nostri compagni di squadra sono 3 minuti, un minutino ci hanno. Vediamo bene il gruppo come è allungato, c'è un bel buco in realtà, secondo me non riescono a chiudere prima che arriva l'ultima salitella. Ritorniamo sul nostro personaggio prima che non succedano cose strane. Mancano 25 km all'arrivo. Ah ok, secondo me hanno accelerato perché c'è il traguardo volante. Anche se non fanno punti accelerano lo stesso di solito. E una cosa strana connotata del gioco, anche nelle tappe dure, perché sono riuscito a fare un grande giro, ho vinto la Vuelta nell'altra carriera, che i velocisti non si staccano in salita. Cioè nelle tappe quelle dure di montagna, dove di solito si arriva in 5 davanti e tutti scaglionati, si arriva tipo in 100 davanti con i velocisti, cioè è una roba folle. Ecco, una cosa che non succedeva nei vecchi Pro Cycling Manager. Questa. Per tante cose ho notato tanti miglioramenti e mi è piaciuto il gioco. Però per questa cosa è un po' folle. Anche la cosa che fai tanta fatica ad andare in fuga. Cioè anche se è un personaggio fortissimo, fai fatica a mandarlo in fuga. Che non l'ho capita sta cosa. E se non hai forte in volata, se non accelera, se non ha un'accelerazione forte, fai fatica a vincere le tappe, quindi è una cosa un po' strana, che invece nei vecchi Pro Cycling Manager non era così. Anche i velocisti che arrivano in salita, cioè folle come cosa. Una tappa con 5.000 metri di dislivello non può arrivarmi Cavendish davanti, se io ho il personaggio che ha uno scalatore, o sbaglio. Intanto siamo rimasti 26 davanti. Cerchiamo di prendere una ruota, tipo potrebbe essere Conca. Posizioniamoci dietro di lui, anche se in realtà quando metti posizione di non si posiziona, ma questa è un'altra storia. Intanto c'è ancora un fuggitivo davanti da solo che è Schitt del, di non so che squadra. 40 secondi di vantaggio. Direi di mettere un attimo in pausa e non abbiamo ancora la possibilità di seguire nessuno, quindi stiamo qua e cerchiamo di non perdere energie inutili e siamo costretti a
soprattutto nella volata finale, sperando che qualcuno è finito e non ci stacchi. Allora, secondo me sì, comunque potrebbe essere una buona ruota da seguire, anche se non possiamo ancora seguire. Allora, proviamo a fare così. Volevo provare a scattare, ma non è il massimo. Mettiamoci qua a ruota di conca. E secondo me potrebbe essere la scelta migliore. Potrebbe essere la scelta migliore, anche se non siamo dei velocisti. Il discorso purtroppo è sempre quello. Anzi, non puoi morirmi qua, conca. Eh sì, mi è morto là. Fortuna che ho segnato di seguire la maglia bianca. E il problema che... vabbè, proviamoci, mettiamo andare avanti, che va avanti da solo. Tanto ho vinto Ouzon davanti a Conti e davanti a Talman. Dai, non è andata malissimo. Nona posizione, dai, siamo nella top 10. Dopo le prime due tappe piatte, promette molto bene, vediamo l'ultima tappa che dovrebbe essere addirittura più difficile come va. Intanto andiamo all'arrivo, se lo becchiamo. Eccoci qua. Ok, sono arrivati tutti, tempo di trovare. Ok. Andiamo a vedere il podio con la classifica generale, poi anche quindi Ouzon. Noi siamo addirittura, ha preso un po' di vantaggio, però abbiamo perso 19 secondi. Un peccato non avere una cronometro, una tappa davvero dura. Per addirittura sembra che sono il primo della classifica, perfetto, e siamo decimi in classifica generale, quindi dai, non male. Qua siamo migliorati 14 punti, non siamo andati in fuga, ma sti cazzi, va bene così. Intanto sono passate tante corse la settimana appena passata. Allora, qua fa molto ridere, e questi penso che sono i famosi pezzi di pavè siciliano, quelli che vediamo nella mappa. Non so se pavè o strada bianca. Il famoso pavè siciliano, dai, lo conosciamo tutti. E vi stavo dicendo che è passato un periodo di gare, quindi dal primo periodo dove ho registrato, che non ricordo neanch'io se era appena passato il Tour Down Under. Sono state le prime gare in Spagna e le gare in Oman. Sono state le prime gare di cross country anche. La prima gara internazionale in Spagna e addirittura una gara ad Abu Dhabi. E diciamo che il ciclismo per questa stagione è iniziato, anche se è come se non fosse mai finito, perché c'è stata una stagione intensa di ciclocross, c'è stato il mondiale di ciclocross dove abbiamo visto rivincere e stravincere Van Der Poel. La cosa folle di Van Der Poel è che ho visto una gara, adesso non ricordo che gara era, di Coppa del Mondo, hanno fatto, tanto siamo a zero, quindi male perché non abbiamo dei punti in più. Non abbiamo tante alternative, abbiamo Gilimberti che ci protegge tutta la gara. E la cosa folle, vi stavo dicendo, che Van Der Poel per una gara di ciclocross ha corso e ha vinto, ha dominato con 125 battiti medi. Penso che se io li guardo adesso, no, che ne ho 60. Però è folle come cosa. Motore assurdo. Tanto facciamo sempre simulare la gara veloce. Lo teniamo a 70-80 in questi momenti che vanno forte, per evitare che magari si rompa il gruppo o perda le ruote del gruppo, anche perché potrebbe capitare anche quello. Oggi abbiamo tutti i corridori a nostra disposizione perché siamo i capitani. C'è una fuga di 12 davanti, ma penso che il team Corratec e chi è che tira ancora la Q65 e il team Tudor possono chiudere senza problemi.
o meglio lo spero, perché sennò è un problema, ma dopo in salita faremo il nostro ritmo e vediamo cosa succede. Mettiamo 62 così almeno si riposa un pochettino, ma penso che il ritmo sarà comunque alto, visto che sono 12 fuggitivi. Io ho parlato di Van der Poel, che è stato folle, ha rivinto e stravinto un altro mondiale. Oltre a lui, finalmente dopo tanti anni abbiamo rivisto vincere l'Italia con Stefano Viezzi negli junior, e devo dire che la gara junior è stata più bella della gara pro, perché Van der Poel ha ammazzato la corsa subito. Sono stato contento che ha vinto lui, sì, però ha ammazzato subito la gara e poi non abbiamo più visto niente interessante dopo la prima curva che l'ha presa in testa. Tra poco vediamo il famoso pavé siciliano in salita addirittura. E quindi la gara junior è stata bellissima, perché c'era Viezzi e un francese davanti che non ricordo il nome, che corre per Decathlon, che si sono dati battaglia tutta la gara. Poi all'ultimo giro buca il francese, ruota posteriore, dopo poco rimane davanti Viezzi, sta per uccidersi addosso le transenne e non so se è stato quello il momento, buca anche lui davanti e si trova praticamente un olandese che vince Super Enalotto, si trova i due davanti che bucano e alla fine eccoci qua, il famoso pavé siciliano. Pazzesco. E ritornando a noi, l'olandese rimane là a 10-15 secondi da Viezzi, non riesce a rientrare. Per fortuna Viezzi ha avuto un momento di cedimento, penso, dopo quando cambia bici si sistema tutto e riesce a vincere tranquillo. Comunque è stata una gran bella gara, se non l'avete vista vi consiglio di andarla a riguardare, perché è stata una bella gara, perché poi ha vinto anche un italiano, quindi ancora meglio. Allora, intanto stanno facendo un bel ritmo in Q65, eh? Anzi, Corratec. Allora, Gelimberti è morto. Vediamo che mi potrebbe proteggere. Mettiamo Ceccarelli, perché io rimango senza Gregari, quindi è un problema. Cosa abbiamo visto ancora in questa stagione? Vabbè, vi ho parlato del mondiale di ciclocross. Abbiamo visto vincere, in realtà non abbiamo visto vincere perché le gare che ha vinto non le trasmette allo sport, quindi io non l'ho vista. Fisher Black l'abbiamo scoperto l'anno scorso proprio al Giro di Sicilia, che ha vinto la prima tappa con una sparata assurda, nessuno lo conosceva, e quest'anno ha già vinto 2 o 3 gare, quindi stiamo attenti a Finley Fisher Black, che non sembra male come corridore. E UAE assurda, perché sembra che hanno tirato su uno squadrone stile De Koenig con poco budget, perché hanno tirato su un bel po' di giovani interessanti. Lasciamo stare Fisher Black, che è entrato l'anno scorso in squadra, ma anche Del Toro, che ha vinto in Australia, che si è fatto vedere anche alla Figuera Classic domenica scorsa, ormai quando esce il video, che ha provato ad entrare da solo su Remco. Piccola parentesi, anche Remco potrebbe essere un capitolo a parte, un'altra puntata su di lui, perché anche lui è folle, quando scattato è meno 50 dall'arrivo e nessuno poi l'ha più visto. Poi oltre a Del Toro c'è anche Morgado, anche lui interessante, era uscito un articolo, non ricordo dove, che Tim Wellens parlava di lui, che era l'unico che dopo 6 ore di allenamento rimaneva da solo con Pogacar a fare un'altra ora tipo. E alla Figuera Classic si è visto. De Koenig invece, che sembra una squadra rivoluzionata, perché sono cambiati tantissimi corridori all'interno del roster. Secondo me Lefebvre ha dovuto anche, ma in realtà anche come sempre secondo me, perché non hanno mai preso il corridore, quello che vale milioni di euro. Ok, hanno Remco,
però l'hanno tirato su da quando era juniores, quindi non l'hanno pagato quello che vale attualmente, seppur ha un certo tipo di stipendio. Quindi una cosa un po' da draconica, tanti corridori sono andati via, quindi tanti sono arrivati nuovi, però tanti giovani sono arrivati, e ritornando al discorso dei Loman, hanno già vinto due tappe, quindi non male, soprattutto il francese, adesso non ricordo il nome, lo vado un attimo a ricercare, questo perché non mi preparo i video. Intanto stiamo attenti che non mi stacco. Siamo rimasti in 38 davanti, tra poco c'è il pavé di lingua glossa. In realtà non è pavé dal vivo, ma è una strada un po' dissestata. Follia. Quindi il francese che vi dicevo della De Koning è Paul Manier. Sono andato un attimo a spulciare chi è, e dovrebbe essere arrivato anche a podio mondiale in mountain bike e correva per Trinity, quindi stiamo attenti a lui, secondo me è un ragazzo interessante. E l'altro interessante è Luc Lamberti, anche lui correva per Trinity, sempre in De Koning adesso, quindi mercato interessante che ha fatto il team De Koning. Quindi il Wolfpack rimane sempre, cioè nel senso continua a vincere come sempre, cioè è sempre stata, seppur una squadra con poco budget, una squadra vincente, se non la più vincente degli ultimi anni, a parte l'ultimo anno che non era andata benissimo. Quest'anno si pensava addirittura a fine dell'anno scorso che non esistesse più, che addirittura c'erano voci di corridoio che dicevano che si univa al team Ineos, si univa al team Jumbo, al tempo adesso team Visma, e quindi il lavoro di Lefebvre l'ha fatto molto bene. Tanto è rimasto solo Volla con noi, mancano 20 km al GPM, ecco, vediamo se oggi potrebbe essere la giornata giusta per attaccare in cima alla salita, e se becchiamo quel buco giusto poi abbiamo tutta la discesa e dovremo riuscire a farcela fino all'arrivo. Vediamo se riusciamo nell'impresa, non sembra durissima vista da qua la salita, 4% meno, vabbè, vediamo, mettiamoci qua. Tanto, qua c'è il traguardo volante con il classico pavè siciliano. Non c'era la modalità strada dissestata, strada rotta, hanno messo direttamente il pavè su Pro Cycling Manager. Ci sta. Allora, io ho registrato... Allora, ieri per me che sto registrando, per voi che guardate il video, settimana scorsa si è corsa, non mi ricordo più che gara, sempre io che non mi preparo i video, che ha vinto Lazcano in fuga solitaria. Bellissima anche quella gara, fortunatamente questa si è vista su Eurosport, e comunque ci hanno 2 minuti di vantaggio i fuggitivi, non benissimo. Stiamo qua, cosa facciamo? E bellissima gara perché c'erano un po' di strade bianche, c'era favorito Wout Van Aert e cosa folle, ha bucato i meno 50 dall'arrivo all'incirca, e piuttosto di farlo rientrare come tutti rientrano normalmente dopo una foratura, hanno fatto il blocco dell'ammiraglie e si è trovato a piedi praticamente, ha inseguito da solo per un po' il gruppo davanti che menava tutta, e poi si è ritrovato da solo e ha abbandonato davanti della Visma, era rimasto Tratnik e Kuss. Era molto interessante, non la conoscevo, ma era molto bella perché è tipo una strada bianca con un po' di settori di strada bianca, anche lunghi perché erano di tipo 5-6 km, molto ondulati su e giù, si trovavano anche a fare delle discese abbastanza tecniche, diciamo, per essere su strada. E non male, molto bella, ha vinto Lazcano che era nella fuga di giornata assieme, non ricordo come si chiama, di Decathlon. E si sono trovati in due davanti nell'ultimo settore di sterrato. Lazcano è andato via di forza
e poi è andato a vincere, molto bella, è arrivato con una ventina di secondi di vantaggio. Ma ritorniamo a noi, perché Valerio Conti e Covilli sono davanti da soli. Vorrei provare a rientrare, ma la vedo molto dura, perché siamo a 180 battiti e sta facendo molta fatica il mio personaggio a tenere questo ritmo. E davanti c'è il team Q63 a tutta, difatti appena chiuso. Proviamo a metterci davanti adesso, che è il momento perfetto per andare via. Vediamo il momento perfetto per andare via. Vediamo se me lo consentono. 5 secondi vantaggio. Tanto abbiamo preso il GPM. No. Ci abbiamo provato. Peccato. E anche oggi si richiuderà sicuramente in volata la gara. Stiamo qua in discesa, intanto speriamo magari di guadagnare qualche posizione in generale, visto che siamo decimi. Sicuramente facciamo anche punti, perché la prima top 10. Oddio, cosa è successo? Cosa è successo? Sono andati via. E vediamo se è un Q63. Aspettiamo che chiudono loro. Vabbè, proviamoci. Facciamo chiudere gli altri, ma non la vedo bene. Seguiamo Pello. Cerchiamo di far chiudere gli altri, ma brutta cosa questa, perché sono in 7 con 20 secondi di vantaggio, che in teoria li hanno ripresi, ma brutto rischio. È rimasto solo davanti Ericsson, quindi un fuggitivo. Non possiamo neanche andare via, perché non andiamo piano. Io vorrei provarci, ma intanto seguiamo qualcuno di interessante, tipo Garosio, che mi sembra un po' molesto là di lato. Difatti sta scattando, mi sa. Infatti sta scattando Garosio. Ma sta andando forte. No, Badirati stava tirando prima, quindi rimaniamo qua. Non sprechiamo energie inutili. Di Ericsson hanno già preso. No, ancora avanti con 10 secondi di vantaggio. È tutta piatta fino all'arrivo, quindi stiamo qua. Seguiamo Ozone, che sicuro andrà forte lui. Anzi, sta chiudendo lui, mi sa. No, seguiamo Garosio. Dai, era la persona giusta. Era quello giusto da seguire. Minchia, manca un chilometro. Ok, allora Ericsson ha vinto. Proviamo a farlo scattare. Vediamo. Speriamo che gli altri sono finiti e la volata va bene. L'unica. Sembrano tutti finiti. E dai, che facciamo una bella top 10. No, dodicesimi. Vabbè, ci abbiamo provato, speriamo che qualcuno ha perso posizioni in classifica generale. Ci abbiamo provato. Prossime gare saranno forse più interessanti, ci sarà il Gran Premio di Liberazione, che è un piattume, perché è tutta piatta, si corre a Roma, dal vivo, ma anche qua su Team Manager sarà una gara da velocisti, e poi ci sarà la Liegi. Andiamo a vedere il podio con Ericsson, che alla fine ha vinto con 14 secondi di vantaggio. Avevamo indovinato Garosio, che è arrivato secondo, la ruota da seguire. In generale ha vinto addirittura Ericsson, e noi chiudiamo con un decimo e umilissimo, purtroppo, posto. Classifica scalatori, siamo terzi addirittura con lo scatto, se appunti non ci interessa. Classifica giovani, siamo quarti. Classifica squadra, ha vinto il team Tudor. È andata così, fratelli. Dai, dodicesimi, vediamo cosa vinciamo. 27 punti. Poteva andare molto, molto meglio. Prossima gara, come detto, sarà Liberazione. Ci sarà Liegi e ci sarà questa gara in Norvegia. Calendario abbastanza interessante, le uniche tre gare, dai.
3 gare su 5 potremmo dire la nostra, ma vediamo poi come si evolve il nostro personaggio. Intanto inizio a simulare tutto il calendario fino al 24. Allora, qua ci dicono che il meteo è un po' ostico, visto che intanto possiamo permettercelo, andiamo a trascorrere qualche giorno al caldo. E detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. E se lo fate, siete dei grandi. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima.